Mi viene da chiedere, Morelli, se fosse così facile mediare, magari non ci sarebbe bisogno di avvocati o di giudici, no? Se le due parti si possono mettere d'accordo, basta poi formalizzare l'accordo. Se lo fai all'inizio, no? Ha senso. Professor Morelli. Ma guardi, il compito che dovrebbe avere un padre, secondo me, anche in queste condizioni così disagevoli, è di occuparsi profondamente della felicità della mamma. Sa perché? Perché della felicità della mamma, vero? Sì, scusi, della felicità della mamma. L'audio abbiamo perso. Sa perché, vede Vinci, la mamma quando allatta il bambino in quei mesi non lo sta soltanto allattando, sta creando un'atmosfera. Delle pochissime cose che sappiamo nel cervello ce n'è una determinante, che quando la mamma accarezza il bambino, il neonato risponde per molti mesi, fino a 7-8 mesi, emettendo nel sangue l'ormone della crescita, cioè in base alle carezze della madre, non di un'altra persona. Il neonato cresce, l'ormone della crescita vuol dire non soltanto lo sviluppo delle ossa, ma lo sviluppo di tutto il corpo e anche lo sviluppo ovviamente del cervello. Quindi il bambino, nei primi mesi e dopo 2, 3, 4, 5 anni, viene nutrito da un altro latte. Sa qual è l'altro latte, Vinci? L'atmosfera materna. Oggi sappiamo che una madre felice trasmette un'immagine profonda di felicità. Quindi quando un papà chiama i carabinieri deve sapere, non sto a entrare nel merito, non mi riferisco sicuramente a Tiberio, deve sapere che sta creando dentro la madre un acuirsi di aggressività, di distruttività che pagherà il bambino. Un buon padre deve avere il coraggio di dire faccio dei passi indietro, accetto di non vedere il bambino, continuo a telefonare. Sto a una certa distanza, ma ci sono senza comparire. Perché bisogna chiarire un'altra cosa, che i bambini non sono nostri. Nessun bambino è nostro. Cioè, noi spesso ci consideriamo buoni padri per quanto tempo lo vediamo. È un martirio per il padre, però, professor Morelli, sì. Io non posso immaginare un padre che possa accettare questa situazione, dove dice io per il bene, io sacrifico il mio tempo. No, io non ho detto che deve sacrificare la relazione. Ho detto un'altra cosa. Che deve avere presente, perché adesso parliamoci chiaro, per litigare bisogna essere sempre in due. Cioè io... No. Sì, no, bisogna essere sempre in due. No. La sindrome della madre malevola di cui tu parli... C'è chi aggredisce e chi viene aggredito. Sì, d'accordo. Il difendersi... Questi sono i punti di vista. Per la mia esperienza, il far valere i propri diritti, caro Morelli, sì, non credo per la mia, che per sia la mia esperienza, sintomo di conflittualità. Io posso parlare della mia esperienza. Tutto è concesso. Scusa, io posso parlare mia esperienza e del mio lavoro. Non posso parlare né di sociologia, né di una visione del mondo, né di economia, né di giustizia, perché sono i giudici molto più preparati di me. Io posso parlare del mio lavoro. Per la mia esperienza, raramente, in casi eccezionalissimi, quando comparivano delle psicosi, rarissimamente ho visto una madre aggressiva, distruttiva, capace di allontanare il padre, no? Senza che dall'altra parte non vi fosse una rigidità, un certo tipo di atteggiamento, uno stimolo dell'aggressività.